La biga di Castro fa capo all'antica tradizione dei mezzi da trasporto a due ruote, sviluppatasi nel vicino Oriente e attestata in Mesopotamia ed Egitto dal secondo millennio a.C. Certamente un carro da parata, piuttosto che per gli usi militari, espressione dello status del defunto e pertanto carico di valori prevalentemente simbolici. Il veicolo si compone di una cassa a base centinata, con alta sponda anteriore ricurva e ampie maniglie semicircolari di sostegno sui fianchi, e di una struttura trainante, costituita dall'assale, con le ruote, collegato al centro con il timone. Assale e timone erano raccordati ad un telaio ad U, sottostante il fondo della cassa, della quale esso era parte integrante.